Ciao a tutti. Come stai oggi? E quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni di Paolo Fox. Oggi è martedì 9 novembre 2021. Oroscopo Pesci. Segno fortunato. Un'altra giornata magica. Sarà per la nuova collezione. C'è chi colleziona pellucche, tappi da champagne, saponette. Voi, invece, a quanto pare collezionate giornate fortunate. Una nuova mania che vi ha preso da quando, forse in virtù della legge di Murphy, avete imbrocato una serie di situazioni tutte dritte. Oggi, poi, vi va davvero di lusso, grazie al doppio intervento di Marte e Mercurio, acquatici in trigono, in buona armonia con la Luna, a sua volta amica di Nettuno nel vostro segno. Altro che catena di Sant'Antonio, questa è una vera catena di energia, di reciprocità e di sostegno. Esattamente quella che vorreste regalare all'umanità. La coppia è attraversata da dubbi e incertezze sul futuro, motivate soprattutto dalla perenne indecisione dei partner. Solo i partner più ostinati e costanti riusciranno a districarsi dalle maglie dell'indecisione e portare a termine i progetti di coppia. Momento di estrema confusione per i single che resteranno scoraggiati e avviliti. Se state pensando a qualcuno particolarmente caro, ricordate che forse sta facendo la stessa cosa con voi. Ma non perdete tempo a sentirlo. A seconda la voglia di viaggiare che proverai oggi e progetta anche qualche fine settimana lontano dalla solita routine. Discreta fortuna per i nati di domenica mattina. Un SMS che riceverete oggi vi metterà di buon umore e vi farà sorridere di nuovo. Piano con le attività fisiche, non stancatevi troppo. Il ritardo in una risposta importante che attendete da tempo oggi vi sfibrerà al punto che penserete di mandare a monte un progetto importante. Non fatelo e tenete duro, passerà. L'alba di un nuovo giorno oggi è spuntata per voi, avete tutte le possibilità per ribaltare una situazione che vi sta a cuore e chi era messa male. Cercate però di non condizionare amici e parenti in questa situazione evitando di coinvolgerli. Fate tutto con le vostre forze. Oggi vi sentirete giudicati e sarete portati a reagire, e non sempre potrebbe avere le reazioni giuste. Quindi o affrontate tutto con pazienza, oppure fate finta di niente e soprassedete. Mettete da parte la vostra gelosia, accontanate ogni risentimento e guardate in faccia la realtà, solo così potreste scoprire che talvolta avete commesso anche voi degli errori. Mercurio potrebbe tirarvi qualche brutto scherzo oggi. Troppa poca comunicazione e imbarazzo, spesso determinante, nell'affermare le proprie idee. Con il partner il diavolo oggi è traballante. Quante decisioni in passato avete preso con leggerezza? Giove, Plutone e Mercurio oggi vi faranno comprendere tutto questo aiutandovi a cercare strade alternative per porre rimedio ad errori passati. La compagnia delle persone che amate di più farà rinascere in voi la voglia di impegnarvi e se necessario combattere per quello in cui credete. Delle risposte che stavate aspettando arriveranno e porteranno una ventata di allegria in voi. Spesso vi succede di sottovalutarvi in un primo momento, per poi partire a raffica e terminare prima del previsto. La seconda decade cambia davvero marcia, può procedere in ogni direzione in alto. Nei luoghi sereni della mente, o intorno, nel sociale e nel lavoro. Prosegue un momento discretamente felice per voi pesciolini. I vostri pianeti guida, Giove e Nettuno, coadiuvati pure da un bel Plutone vi guardano sorridenti. La vostra dolcezza, il vostro carattere comprensivo e capace di osservare gli aspetti più complessi della realtà, trionfa in diverse situazioni. In serata la Luna vi invita a non chiedere troppo da voi stessi, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno in febbraio. Le coppie che hanno discusso ora possono recuperare, è più facile prendere iniziativa. Ritrovate la serenità perduta. Sul lavoro tensioni nel pomeriggio, mantenete la calma. Se avete degli impegni da completare, meglio farlo al mattino. Hai l'impressione che qualcuno ti abbia messo da parte. Ma purtroppo non avrai neanche il tempo per la delusione. Forse ti ritroverai a dover rimediare tempestivamente agli errori di questa persona, ma in ogni caso non è la giornata giusta per infrangere le regole e uscire dal seminato.
varie opportunità potrebbero improvvisamente apparire sulla vostra strada, già costellata di appuntamenti, progetti e idee. Prendetevi un attimo per ripensare a tutto, sotto una nuova ottica. Siete in tempo a disfare e a rifare il vostro progetto di vita, che nel frattempo potrebbe, e dovrebbe, cambiare altre mille volte. Ci si evolve proprio per questo motivo, non solo perché è necessario farlo. Uno splendore di giornata, con tutti i pianeti al posto giusto, come in un mosaico senza sbavature. Nettuno serafico e creativo nel vostro segno, alimentato dalla Luna espiratrice in sestile, in più il duetto Mercurio-Marte in trigono, fa autori di viaggi d'affari, meeting all'estero, esami universitari superati alla grande. Amore ed Eros. Due punti che bellezza, pensare all'amato bene lontano per lavoro o residente in un'altra città che vi ha raggiunti per trascorrere il weekend insieme. Tutto perfetto, felici come naufraghi sull'isola dell'amore. Nessun timore e nessuna paura di rimanere delusi. Siete coraggiosi, ma soprattutto siete interessati a conoscere la persona che potrebbe far innamorare perdutamente. La vostra dedizione affettiva è tale che siete capaci di risolvere, con garbo e anche con serena velocità, una questione privata e pratica della persona che avete accanto. Ne assorbite gli effetti benefici guadagnandovi una completezza emotiva di grande bellezza. Se il vostro cuore è ancora libero, approfittate della configurazione fortunata che gli astri vi preparano. Marte, Mercurio e Plutone, in benefico aspetto vi donano le occasioni giuste per incontrare chi vi potrebbe cambiare la vostra vita sentimentale, specie se siete nati in marzo. Lavoro e denaro. Due punti. Qualunque sia l'attività da svolgere, tutto avviene in un clima sereno e rilassato, tanto da sembrare finto. Una situazione che ha dell'incredibile di martedì, tutto tranquillo, perfettamente organizzato, liscio come l'olio. Forse siete in paradiso e non ve ne siete accorti. Se siete ancora alla ricerca di un'occupazione, questo è il momento giusto per inviare il vostro curriculum un po' in giro. Per chi ha già un'attività le cose procedono alla grande. Bravi! Arrivate alla conclusione della giornata con una certa stanchezza, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio. Ma avete in tasca la certezza di avere ottenuto risultati straordinari, utili anche per il vostro percorso professionale futuro. Urano e Plutone sono costantemente al vostro fianco. Benessere. Due punti. Il giusto mix di serenità ed energia, di regola siete tranquilli e rilassati, ma non appena occorre muoversi, sbrigarsi, produrre, avete a disposizione la giusta carica per attivarvi immediatamente. Buoni ideali sostengono le vostre attività, in primo luogo il volontariato, questa è la vostra forza, chi più dà, più riceve. Regalati il piacere e il beneficio di un'esperienza fisica profondamente rilassante. Tirati su con gli effetti curativi della foglia di salvia, nel cibo oppure puoi usare l'olio di salvia sulla pelle. Per lei, generosità estrema, anche contro la logica, ecco perché vi ritrovate puntualmente a secco. E lo stesso farebbero le amministrazioni locali se dessero retta a voi, anche nel far del bene ci vuole razionalità, pensierino della nonna, trovato nel suo vecchio ricettario. E allora fatene tesoro. Per lui, valigia pronta per ripartire verso la filiale come fate ormai ogni settimana, e se il tempo non è clemente pazienza, l'essenziale è arrivare in tempo utile per svolgere coscienziosamente tutti i vostri doveri. Solo allora arriverà anche il piacere. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.